Garantire il diritto all'istruzione degli studenti delle scuole medie superiori portatori di disabilità fisica o intellettiva o con esigenze educative speciali. È lo scopo di una serie di progetti di inclusione realizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie o da altri enti gestori e finanziati dalla Città Metropolitana di Torino su delega della Regione. Il modo in cui i finanziamenti possono essere richiesti ed erogati è cambiato. I contributi non sono più strettamente collegati all'anno scolastico in corso, consentendo agli istituti scolastici di programmare e progettare al meglio l'impiego delle risorse su più annualità. E per illustrare agli addetti ai lavori le novità, lunedì 15 gennaio la Città Metropolitana di Torino e l'Ufficio Scolastico Provinciale hanno organizzato un seminario al Liceo Alfiere di Torino per accompagnare gli istituti nella programmazione degli interventi. È all'interno di un percorso scolastico estremamente importante che l'educatore si affianchi immediatamente ad inizio d'anno e per tutto l'anno scolastico agli insegnanti all'interno del percorso educativo della scuola. Proprio per fare in modo che questi interventi possano partire immediatamente, Città Metropolitana ha cercato di dare una maggiore garanzia di risorse finanziarie alle scuole, in modo che possano fare degli affidamenti pluriennali di questo servizio e all'inizio di ogni anno scolastico, fin dal primo giorno, possano garantire la presenza di educatori professionali accanto agli insegnanti e agli insegnanti di sostegno. In questi anni c'è stato un forte investimento da parte dell'amministrazione, quindi del Ministero dell'Istruzione, sulla disabilità e quindi sui docenti di sostegno che devono accompagnare quindi nel percorso scolastico gli alunni che naturalmente hanno disabilità. Si è passati infatti a un rapporto docenti alunno che era 2-1 a un rapporto invece che adesso è 1,4-1, quindi vuol dire praticamente che mentre prima in media si aveva un docente di sostegno ogni 2 alunni, adesso invece si è scesi di circa un 40% come rapporto, quindi ciò testimonia proprio che c'è stato un investimento da parte dell'amministrazione che crede che una condizione necessaria, anche se non è sufficiente per garantire una qualità dell'inclusione scolastica, è quello di partire dai docenti di sostegno, quindi dalle risorse umane su cui si investe. I nostri uffici lavorano insieme alle scuole, all'ufficio scolastico regionale e territoriale e non solo nella questione economica, che seppur appunto molto importante, di erogazione dei fondi e in realtà è un lavoro di progettazione proprio sull'attività dell'educativa specialistica che nel tempo è stata sempre più importante in relazione proprio ai progetti che le scuole portano avanti e insieme al territorio, perché l'inclusione scolastica si svolge non solo attraverso l'attività dell'insegnante di sostegno, degli insegnanti curricolari, ma anche grazie appunto agli educatori che spesso seguono anche il ragazzo anche nel passaggio tra i diversi cicli della scuola e bisogna far sì che questi ragazzi entrino nel mondo del lavoro ed è questa la nuova sfida della Città Metropolitana.